Ebbene sì, è già il quarto anno consecutivo che mi ritrovo su YouTube a parlare di fantacalcio e inizio a sentirmi terribilmente vecchio per questa cosa. Prima di iniziare però il video vi invito a mettere tantissimi pugni di pollice, arriviamo almeno a 3000 like per farmi capire che anche il fantacalcio vi interessa ed è una serie che volete portata sul canale. Inoltre, in sovraimpressione, state vedendo il mio profilo Instagram, seguitemi tutti sia su Instagram che su Facebook sulla pagina, mi raccomando, perché tante cose, anche inerenti al fantacalcio, le pubblicherò sui miei social network, quindi non perdetevi neanche la notizia di quello che mi riguarda. C'è anche da dire che ormai, essendo ben il quarto anno, come vi ho detto, che parlo di fantacalcio su YouTube, direi di aver detto quasi tutto e quindi i consigli specifici su come si costruisca le squadre, su cos'è il fantacalcio, perché tuttora tantissimi mi chiedono: fai un tutorial su cos'è il fantacalcio? No, ragazzi, questi sono dei consigli e dei suggerimenti per chi è in grado, chi già conosce, chi già gioca a questo fantastico gioco droga. Per tutti gli altri ci sono tantissime guide che trovate. Io vi consiglio di scaricarvi l'app di Fantagazzetta, di scaricarvi Leghe Fantagazzetta, di guardarvi Fantagazzetta, o addirittura Magic più 3 di Gazzetta. Quante volte ho detto la parola Gazzetta? Per avere tutte le informazioni e sono sicuramente più affidabili di quanto riguarda il sottoscritto. Se comunque riusciremo ad arrivare a questi benedetti 3000 like, potrò iniziare a parlare anche di qualche altro giocatore che non sia gli attaccanti, perché per la prima volta, incredibile, ho deciso di partire da il ruolo più delicato, il ruolo più richiesto. Il ruolo che fa più emozionare, la gente si tiene i milioni, se li porta proprio sotto la maglietta e se li vuole mettere nella tomba con sé per andare a prendere gli attaccanti, i capocannonieri, i bomber, quelli che buttano il pallone dentro e ci fanno esultare per ogni più tre, ogni santissima domenica. Ovviamente qua davanti a me ho una scheda che mi sono preparato per farvi dire un attimo come li suddividerei. Per quanto mi riguarda, secondo me ci sono diversi top e sono Higuain, Belotti, Dzeko, Mertens, Icardi e Immobile. Questi sono i sei giocatori che vedo top davanti a tutti. Mancano dei nomi molto, molto, molto importanti per quanto riguarda gli attaccanti e devo dire che è perché questi sei sono quelli che da più campionati o comunque nell'ultima stagione o comunque in questo momento mi danno la garanzia di tante reti segnate, garanzia di reti, di palloni buttate alle spalle del portiere avversario. Per quanto mi riguarda, il cuore direbbe Higuain perché è il giocatore della Juve e comunque io è una vita che prendo Higuain al fantacalcio anche quando ero a Napoli. Ci ho quasi vinto un campionato con Higuain e ce ne ho vinto uno, quindi il pipita ce l'ho nel cuore. L'anno scorso non l'ho preso, l'anno scorso è stato un po' un disastro il mio fantacalcio, almeno uno nei miei fantacalci, perché l'altro sono riuscito a vincerlo con la coppia d'oro Belotti e Dzeko con insigne terzo attaccante, quindi potete capire benissimo da voi quanto ero forte. Dzeko capocannoniere l'anno scorso, Mertens vice capocannoniere l'anno scorso, quest'anno attaccante si conferma tra i top, almeno in partenza, perché sono giocatori che devono meritare la griglia di favoriti. Di Belotti non ne parlerei neanche perché il gallo ci ha fatto vedere anche nella carriera col Sassuolo appena concluda. E invece Icardi e Immobile sono due giocatori che ci hanno abituato a segnare tantissimo nel corso di tutte le stagioni che hanno giocato in Serie A e quindi sarebbe un delitto non metterli tra i top. Subito dopo invece troviamo quei giocatori che sono bravi tecnicamente, che danno tantissimi assist, che fanno anche qualche gol, ma che non sono quei giocatori da 20-30 gol a stagione, e ve li vado a leggere. Sono secondo me Insigne, Dybala, Cajón, il Papu Gomez, Keita e qualcun altro, per dire Chic, quelli lì insomma. E beh, come dimenticare il mio capitano Mimmo Berardi. Questi sono giocatori che vanno pagati perché fanno sempre la differenza a livello di Magic, quindi fanno dei bonus, fanno dei gol, fanno degli assist, prendono degli ottimi voti, ma che non possono essere sicuramente paragonati ai top che vi ho detto prima. In questo momento mi verrebbe difficile vedere Dybala pagato più di Icardi. Perché? Perché intanto la Juve avrà anche la Champions League e quindi Dybala sarà soggetto al turnover, specialmente davanti, dato che la Juve ha tantissimi attaccanti. Inoltre Icardi è il pilastro, il punto di riferimento dell'Inter e è più probabile che faccia molti più gol lui rispetto a Paulito. E poi ci sono quei giocatori che partono un attimo in seconda linea, come può essere Kalinic, in questo momento la Fiorentina potrebbe andare al Milan, quindi attenzione. Potrebbe essere Bacca, dovesse rimanere al Milan, perché sono quei giocatori abbastanza affidabili che non vanno strapagati, ma che comunque i loro gol li fanno, come Falcinelli o come Destro, la Padula al Genoa, attenzione, nome da segnarsi, il Pazzo Pazzini che ritorna in Serie A.
Quagliarella, Simeone, insomma tante vecchie conoscenze della Serie A. E poi ci sono le scommesse come André Silva del Milan, lo stesso Lapadula del Genoa, potrebbe essere una sorpresa, ma anche no, perché sappiamo che Lapagol le butta dentro. Potrebbe essere De Frey, passato alla Roma, e Sharawi potrebbe rinascere. Iago Falk e gli Ajax, che quest'anno sono attaccanti. Milik, attenzione ad Arkadiusz, perché parte dietro Mertens, l'ha detto anche Sarri, ma sicuramente non vorrà fare un'altra stagione come questa. E poi ci sono i vecchi Theroux, Zapata, Inglese, Petagna, Cerci, Politano, insomma quei giocatori che partono sicuramente dietro e non possono essere se non una terza o addirittura una quarta, quinta scelta a seconda del numero di partecipanti della vostra lega. Poi ci sono quei giocatori che prendi per la disperazione, che possono essere Jovetic, che sta facendo un ottimo precampionato, ma che sarà dura perché fa sempre così Jovetic, io parte sempre carico in estate e poi si sgonfia, ma con Spalletti, attenzione che non si sa mai, potreste prenderlo a pochissimo al pari di Eder e portare a casa un grandissimo colpo. Paloschi alla SPAL, non so quanti gol vedremo realizzati al Paolo Mazza di Ferrara, ma Paloschi e Ploccheri probabilmente sono i due più quotati per buttarla dentro. Sempre a Ferrara c'è anche Mirko Antenucci, e poi a Cagliari c'è Sau, e poi possiamo passare da Babacar alla Fiorentina, uno dei pochi rimasti, se dovesse partire Calvin ci sarebbe lui il titolare davanti al centro dell'attacco. E poi ci sono le classiche occasioni per dire Matri potrebbe passare al Benevento, quindi diventare il titolare inamovibile, Niang potrebbe cambiare squadra rimanendo in Italia, o addirittura Pavoletti, perché al Napoli ovviamente è chiuso, se è chiuso Milik immaginiamoci Pavo Gol, ma dovesse passare, che ne so, all'Udinese, un ritorno al Genoa, magari al Sassuolo, anche se c'è Falcinelli che le butta dentro tutte, diventerebbe sicuramente un nome interessante da cerchiare in rosso. Difficile immaginarsi i protagonisti, i vari Piazza, Ragusa, Borini o addirittura Iemmello e Pucciarelli, ma mai dire mai, potrebbe succedere benissimo qualsiasi cosa. Quindi per come la vedo io, va costruito un attacco con almeno, e se dipende sempre qua da quanti giocate, due top, ma è difficile fare due top, quindi io farei un top e uno di quelli subito dopo che vi ho detto, per poi passare a un altro attaccante di fascia nettamente inferiore, per potersi prendere dei centrocampisti di quelli forti, da dei 7 in pagella tutte le partite, per dire Perotti è listato centrocampista e dovrebbe essere un colpo incredibile al pari di Perisic, per dirne un altro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questa serie può essere il vostro gradimento, andatevi a vedere tutti i video vecchi sul fantacalcio e scrivetemi quelli che secondo voi saranno i colpi top da andare a prendere in attacco. Ancora una volta ve lo ricordo, 3000 like e arriva un prossimo video sul fantacalcio, non so bene quando perché vado in ferie la prossima settimana, quindi potrebbe esserci una lieve pressione nei video. Fatto sta che io stavo iniziando a sentire l'ansia del fantacalcio, manca meno di un mese e sono veramente indietro con lo studio.